introdurre un'attività che AGID svolgerà, laboratoriale, che svolgerà a favore dei responsabili per la transizione al digitale. E intanto vi do il benvenuto, vedo che state entrando numerosi, avevamo quasi 500 iscritti per questo webinar, quindi aspetto ancora qualche minuto che aumentiate. Intanto vi introduco alle attività della giornata. Vi ricordo che questa iniziativa ricade all'interno del progetto che Formez gestisce per Agid, che è informazione e formazione per la transizione digitale della PA nell'ambito del progetto Italia Login, la casa del cittadino. In particolare questa è un'attività della linea 1, che si occupa di gestione della trasformazione digitale. Il parterre di oggi è abbastanza ricco, abbiamo molti interventi. Vi ricordo soltanto che questo webinar, rivolto prevalentemente ai responsabili della transizione al digitale, in realtà cerca di promuoverne l'operatività anche attraverso un modello di rete che poi Agid sostanzia anche con la community del portale RTD che sicuramente già conoscete. Agid si prevede che svolga, il CAD prevede che svolga attività a supporto della PA per la nomina e il consolidamento del ruolo del responsabile alla transizione al digitale e del suo ufficio. Quindi questo è il primo di tre webinar che sono appunto tematici e che introducono alle attività laboratoriali. Più avanti, appunto, vi verrà anche spiegato in che modo saranno organizzati e come potrete partecipare. Intanto passiamo la parola per diciamo, i saluti e delle le introduzioni a Gualtiero Asunis che diciamo, presenta, vi dà il saluto da parte di Agid e vi racconta un po' le attività a supporto appunto dell'RTD. Gualtiero, se provi a parlare, vediamo se ci Buongiorno a tutti, mi vediamo se sentite? ti sentiamo. Allora, Ok. Allora, io sono Gualtiero Asunis, sono responsabile dell'area coordinamento iniziative PA, che tra le aree che dirigo è quella maggiormente e più direttamente legata agli RTD, ai rapporti con gli RTD. Io sono in Agid da pochissimo, esattamente dal 16 gennaio, quindi non ho meriti in questa bellissima iniziativa, però ci tenevo comunque ad intervenire perché ritengo che sia molto importante. Importante in primis perché è importante il ruolo degli RTD, ma è importante anche come modalità di collaborazione, come strumento a supporto degli RTD. Io provengo da un'amministrazione regionale, è inutile che vi specifichi quale perché non nascondo il mio accento, quindi ho avuto molto a che fare con amministrazioni locali, in particolare comuni, anche piccoli comuni, e ho visto che molte volte l'RTD è un ruolo puramente formale, in certi casi viene nominato solo per adempiere ad un obbligo normativo. E non esercita di fatto in modo efficace il proprio ruolo. Questo un po' perché la figura è relativamente una novità e un po' perché comunque il compito che è chiamata a svolgere è molto, molto difficile. La digitalizzazione è difficile non tanto da un punto di vista tecnico, ma soprattutto da un punto di vista organizzativo, perché la digitalizzazione implica un cambiamento. E sapete che la gestione del cambiamento è molto molto difficile. Quindi per questo motivo credo che questo tipo di iniziative, in particolare i laboratori, possano costituire uno strumento molto utile sia per quelli RTD che sono all'inizio, diciamo, del proprio percorso di digitalizzazione della propria amministrazione, ma anche per quelli che sono più avanti, che quindi sono più attivi, credo che sia uno strumento di confronto e di supporto estremamente utile. Quindi buon lavoro a tutti. Ora cedo la parola all'ingegner Ludovico Buongiorno a Anibaldi. tutti, spero mi sentiate.
Allora, buongiorno a tutti, sono Ludovico Aniballi, mando avanti le slide, ok? Sono Ludovico Aniballi e sono il responsabile dell'area indirizzo e governance della pubblica amministrazione di Agit. Area che probabilmente molti di voi conosceranno perché gli RDD si interfacciano molto spesso, insomma, con i servizi all'interno dell'area. Di cui sono responsabile, in particolare sicuramente per l'attività di redazione del piano triennale, che è poi il servizio, insomma, che gestisce uno dei laboratori oggetto dell'incontro di oggi, e comunque anche di altri servizi come le gare strategiche, i pareri di congruità tecnico-economica e il monitoraggio dei grandi contratti. Oggi sono anche comunque qui in veste di responsabile esterno delle operazioni del progetto Italia Login. Allora, questa attività fatta in collaborazione appunto con l'area coordinamento e iniziative per la pubblica amministrazione serve appunto a fare il punto della situazione e accompagnare le amministrazioni nelle attività relative ai responsabili della transizione al digitale. Attività che, almeno per quanto riguarda insomma, l'individuazione e le nomine, è a buon punto, quantomeno stiamo rispettando quelli che sono gli indicatori che avevamo inserito, gli obiettivi che avevamo inserito all'interno del piano triennale. Quindi in questa slide vedete che insomma, per quanto riguarda sono dati presi da IPA, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi previsti per il 2022 per le diverse aree, sia le pubbliche amministrazioni centrali, locali e gli altri enti. Però ovviamente dobbiamo continuare in questa rotta e completare questo percorso. Quindi lo scopo, siamo qui oggi anche per questo, insomma, oggi e le volte future. Il piano triennale, volevo parlarvi appunto un po' dell'ultima edizione del piano triennale, la 22-24. E come avrete visto anche dalle diverse pubblicazioni sul nostro sito, insomma, ne sono uscite diverse in questi giorni. Il piano è stato completato a ottobre 2022 ed è stato adottato a dicembre 2022 e pubblicato a gennaio. È un piano che ha posto molta attenzione al PNRR, quindi sicuramente abbiamo posto molta attenzione alla coerenza con la strategia Italia Digitale 2026 e il PNRR Missione 1 e ha visto la collaborazione, come sempre d'altronde, ma insomma continua questa collaborazione con i diversi soggetti istituzionali e agenzie pubbliche e ovviamente hanno lavorato con noi diverse pubbliche amministrazioni, l'ACN, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma anche il PZS, Pacopia, insomma c'è stata la collaborazione veramente di tutti quanti. Allora, quali sono le attività che abbiamo previsto all'interno del piano triennale relativamente ai laboratori e più in generale, insomma, delle attività a supporto degli RDD? Quindi l'avvio di un laboratorio sui modelli organizzativi e operativi degli uffici della transizione digitale e la nomina degli RDD in forma associata. L'attivazione abbiamo previsto di almeno 8 comunità digitali territoriali tematiche all'interno della community degli RDD su rete digitale. La realizzazione di un nuovo programma di formazione avanzata per gli RDD e per il personale, il loro personale, coordinato con gli obiettivi e i tempi del piano e quelli della strategia nazionale sulle competenze digitali. E è stata anche prevista la diffusione dei risultati del laboratorio sui modelli e sulla nomina degli RDD in forma associata. E infine l'attivazione di almeno 10 comunità digitali territoriali tematiche all'interno della community degli RDD. Quindi appunto stiamo avviando queste attività laboratoriali e sono previsti tre diversi laboratori. Il primo è quello relativo alla nomina degli RDD in forma associata di cui parlavamo prima e coordinato dal Servizio di Coordinamento e Iniziative PAL.
Il successivo laboratorio è quello di aggiornamento del profilo di leadership a cura del servizio piano triennale e l'ultimo, quello relativo ai modelli organizzativi e operativi dell'ufficio per la transizione digitale e sempre a cura del servizio di coordinamento e delle iniziative PAL. Quindi io intanto vi auguro buon lavoro e lascio la parola all'avvocato Flick che vi illustrerà altri aspetti. Buona giornata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ho un problema, Ha un ecco, problema con scusate. la videocamera? Ecco, Aspettate che la ok, rifaccio adesso la ripartire. vediamo bene. Ok, perfetto. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie intanto a voi per essere qui e mi fa piacere di partecipare a questo evento. Perché i temi anche lato nostro, lato legale, sono abbastanza articolati e complessi. Come ufficio legale noi abbiamo avuto nel corso del tempo diversi quesiti e diversi dubbi, perché la normativa relativa all'RTD è cambiata nel corso degli anni e come sempre succede, il legislatore non riesce, non può individuare tutte le questioni che potrebbero venire fuori, soprattutto per un istituto che cambia nel corso del tempo in maniera così rapida, e quindi i dubbi ci sono e vengono sottoposti all'ufficio. E quindi noi quello che abbiamo cercato di fare e che a breve porteremo anche il prima possibile a conoscenza, diciamo, in pubblicazione con delle indicazioni di carattere interpretativo un po' più generale, ma abbiamo cercato di tirare le fila dei vari quesiti, dei vari dubbi che ci sono arrivati per cercare di per individuare una linea che possa essere di supporto e di aiuto nell'operatività quotidiana. Ci sono due elementi che hanno già segnalato i colleghi, l'ingegnera Sunis e l'ingegnera Lebali, che io vorrei riprendere qui. E, innanzitutto l'ingegnera Sunis ha segnalato e ricordato come il compito dell'RTD sia un compito difficile. Svolgere sia un compito difficile perché non investe da un lato la strategia, dall'altro lato gli aspetti tecnici, ma soprattutto coinvolge l'organizzazione. Il secondo punto che invece richiamo, che ha segnalato l'ingegnere Anniballi, è il tema su cui si sta lavorando degli RTD in forma associata, che non è un tema banalissimo da risolvere. Sappiamo che l'istituzione dell'RTD è da un certo punto di vista recente, ma in realtà l'idea, la necessità di identificare un punto di riferimento unico all'interno delle amministrazioni che potesse occuparsi di tutto il percorso della digitalizzazione è invece molto risalente nel tempo. Già nella 39 del 1993, ricorderete, si era immaginata la necessità di avere un dirigente generale che si occupasse della quella che oggi chiamiamo transizione al digitale. Ma poi a seguire, a partire dal CAD, già nel 2005, si era immaginato di la necessità di costituire un centro di competenza unico per le pubbliche amministrazioni centrali. Poi si è detto che si sarebbe dovuto individuare un ufficio dirigenziale generale. Poi ancora ci si è resi conto dell'importanza di estendere questa figura anche oltre le pubbliche amministrazioni centrali e quindi coinvolgere anche le amministrazioni, tutte le amministrazioni, fino a quando finalmente si è arrivati nel 2017 a individuare questo responsabile della transizione digitale. I compiti, come abbiamo detto, sono variamente declinati, ma se vogliamo si possono ricondurre alle tre grandi linee di cui abbiamo appena parlato, cioè c'è un tema di carattere tecnico, il supporto alla transizione digitale in tutte quelle che sono le attività tecniche necessarie, ma la transizione al digitale richiede inevitabilmente una
un rapporto con chi fa la pianificazione, chi fa la strategia delle attività dell'ente e richiede necessariamente di collegarsi e di avere ben chiaro che impatto c'è e come deve cambiare l'organizzazione. Con gli aggiornamenti, con le novità del PNRR, c'è anche un tema di collegamento, comunque un riferimento importante nell'RTD per quanto riguarda i soggetti che sono poi attuatori di progetti PNRR. Chi è l'RTD? Chi deve fare l'RTD? Come deve essere strutturato l'RTD? È una delle domande, uno dei quesiti che più frequentemente arrivano sul nostro tavolo. È chiaro che l'RTD, l'organizzazione dell'RTD dipende moltissimo dalla struttura, dall'entità dell'ente e dal tipo di organizzazione dell'ente stesso e dalle risorse disponibili. D'altra parte, l'RTD per svolgere i suoi compiti ha a sua volta bisogno di avere la possibilità di operare e le risorse necessarie per svolgere i propri compiti, ma anche questo è concretamente poi legato alle dimensioni e alla struttura dell'ente. Alcuni riferimenti di principio li possiamo trovare. Quindi il primo riferimento è alla necessità che l'RTD sia un dirigente o comunque un funzionario in posizione apicale, ancora una volta in base all'organizzazione. Cioè, se c'è lo spazio, se c'è la possibilità della figura dirigenziale, ben venga, ma in ogni caso occorre che sia una figura apicale. Secondo tema, una persona singola oppure un ufficio. Anche qua necessariamente bisogna fare riferimento al tipo di organizzazione dell'ente. In ogni caso rimane ferma la necessità che ci sia uno stretto contatto con il vertice politico o con quel vertice che si occupa di strategia e che deve intervenire nell'organizzazione. Sulle competenze qualcosa si è già detto, cioè le competenze sono delle competenze necessariamente ampie proprio per la diversità di funzioni e di attività che devono essere svolte. Certamente, e questo devo dire è un elemento che ho sempre riscontrato essere determinante, è la necessità che vi siano competenze sia di carattere tecnico sia di carattere giuridico. Questo è uno degli elementi fondamentali proprio per, ancora una volta, per la diversità di compiti e l'importanza delle funzioni svolte. Uno dei temi più discussi e più complessi attiene alla costituzione dell'RTD in forma associata, che è un'ipotesi prevista, ma che concretamente ancora deve essere approfondita e declinata. Il ragionamento che si sta iniziando a fare a livello interpretativo è che bisogna, partendo dal presupposto che occorre tener conto di quali sono gli enti che si rivolgono a questo tipo di figura, occorre concretamente valutare quali sono le possibilità di istituzione dell'RTD in forma associata. Tipicamente o comunque si può pensare a un ente capofila presso cui si costituisce l'RTD che poi si dialoga con gli altri enti. E in questo caso deve comunque esserci all'interno di tutti gli enti un referente specifico con cui il capofila dialoga, ma si potrebbe anche immaginare una struttura esterna che fa da RTD di riferimento, ancora una volta avendo un riferimento concreto all'interno dei vari enti che si associano. Anche in questo caso, quindi, immaginare la figura dell'RTD associato deve essere calata nella realtà concreta degli enti che fanno riferimento a questa struttura. Considerando che se parliamo di enti, immaginiamo una serie di piccoli comuni che sono a pari livello, che sono
pari grado, è difficile poter immaginare, mi pare difficile poter immaginare che all'interno di uno di essi vi sia una figura che dà le indicazioni che detta legge anche agli altri. Quindi in questo caso potrebbe essere, si potrebbe anche immaginare una figura esterna, così come accade per altri ambiti dell'ordinamento, altre attività in cui si prevedono delle figure di monitoraggio e di controllo. In molti casi si prevede la figura di un consulente esterno che ha poi, penso per esempio al DPO, al Data Protection Officer, che può essere un soggetto esterno che poi si interfaccia con l'ente per il quale svolge la consulenza. Si tratta di un contesto nel quale occorre cercare di immergersi, diceva appunto giustamente l'ingegnere Anniballi che ci si sta lavorando e nel quale dobbiamo fare una serie di riflessioni. Quindi queste sono un po' le sfide su cui dobbiamo confrontarci per il futuro. Io a questo punto, diciamo, le informazioni qui date sono molto sintetiche, anche perché chi sta ascoltando conosce perfettamente quali sono le tematiche. A questo punto passerei la parola a Rosa Maria Barrese per l'avvio della parte successiva, rimanendo comunque a disposizione per rispondere a eventuali quesiti più specifici e alle eventuali criticità che possono essere. Buongiorno, buongiorno a tutti. Torno, grazie, grazie Caterina. Torno indietro perché abbiamo portato un po' troppo avanti le slide. E velocemente vi racconto di questa idea, di questa esperienza di attivare dei laboratori con il contributo delle amministrazioni che saranno chiamate a partecipare. L'attività si chiama appunto Laboratorio su modelli organizzativi degli uffici per la transizione al digitale e sulla nomina di RTD in forma associata. Il collega Anniballi vi ha fatto vedere a quali tipo di laboratori pensiamo in questo momento saranno dei laboratori pilota. Cominciamo con una prima sperimentazione, con una prima attività e il successo di questa attività magari ci porterà a realizzarne di altri. Gli obiettivi sono quelli stessi nel piano triennale, sono ben indicati nel piano triennale. La figura dell'RTD è una figura che serve a gestire l'innovazione, sta esattamente nel capitolo che riguarda proprio la gestione dell'innovazione ed è ovviamente la figura centrale per le amministrazioni e anche per il rapporto che l'RTD ha con Agid. Che cosa abbiamo fatto negli anni? Negli anni abbiamo lavorato con il responsabile della transizione al digitale anche ad individuare i fabbisogni di competenza, ad individuare dei percorsi di formazione e in qualche modo insieme con Formez abbiamo realizzato almeno dei webinar introduttivi su temi che riguardano la transizione digitale, sui temi che riguardano l'innovazione delle pubbliche amministrazioni e adesso siamo al momento di stringere, di produrre insieme dei risultati. Io ho lavorato alla prima edizione del piano triennale e c'era un approccio che era un approccio top-down, nel senso che raccontavamo con la prima edizione il modello strategico dell'informatizzazione dell'APA e quindi, come dire, davamo questo contributo alle amministrazioni. Nel tempo, e lì lo avevamo prefigurato, nel tempo stiamo andando sempre di più verso un approccio bottom-up, ovvero raccogliamo le esigenze e i contributi delle amministrazioni a cui ci rivolgiamo e le inseriamo nel piano triennale. Ecco, questa è proprio una di queste classiche attività che stiamo appunto progettando, che progetteremo naturalmente anche insieme con le amministrazioni, per realizzare insieme un prodotto che verrà utilizzato, degli strumenti che verranno utilizzati dalle amministrazioni stesse. Quindi è inutile che riparli del piano triennale per l'informatica nella PA, l'hanno accennato i colleghi, il piano ormai è sul sito
è sul sito di Agid, quindi potete tutti, tutti consultarlo. La cosa interessante, che era già stata prefigurata negli anni precedenti, è l'idea che, appunto, come, come dicevo prima, che sia necessario avviare una community che lavori, che per l'appunto, che lavori su strumenti e progetti a favore delle, delle amministrazioni stesse. E, nel piano, vi aveva già fatto vedere il collega Anniballi, ci sono alcune linee di azione specifiche. Io qui ho individuato e ripreso quelle che pensiamo di realizzare all'interno del 2003 e ho aggiunto un'altra che nel piano riguarda la novità 2024, ma in realtà noi siamo confidenti di riuscire a partire già nel 2023 con la diffusione dei risultati e quindi con la messa a disposizione di questi strumenti che realizzeremo all'interno dei due laboratori. I due laboratori sono, come vi dicevo, il primo si chiama Laboratorio A, l'abbiamo denominato Laboratorio A, quindi la nomina in forma associata, che riguarda la nomina dei responsabili della transizione digitale in forma associata, l'altro riguarda l'adattamento della figura della e-leadership, del leader, alla realtà delle pubbliche amministrazioni, quindi il leader che è sicuramente il responsabile della transizione digitale, ma anche altre figure che collaborano con la RTD. Questi sono i temi che affronteremo e i colleghi che seguiranno, i cui interventi seguiranno il mio e quello della collega Caterina Vignato, vi daranno i dettagli. Un'ultima cosa, prima di passare la parola a Caterina, qual è il principale strumento di comunicazione e di collaborazione? È una piattaforma che si chiama Rete Digitale. E passo subito la parola a Caterina perché adesso vi racconterà di che cosa si tratta. Grazie. Grazie, grazie. Prego, Rosa. Allora, qui naturalmente abbiamo pensato al contenitore che ospiterà questi lavori dei laboratori e anche la stessa interazione. È uno strumento che la maggioranza di voi, di RTD e degli uffici a staff degli RTD conoscono ed è la piattaforma di community Rete Digitale. È lo spazio virtuale dove ospiteremo i laboratori insieme ad altri oggetti che sono già presenti e che illustreremo brevemente più tardi. È lo strumento innanzitutto di lancio dei laboratori e anche una piattaforma di informazione. È quindi anche uno strumento per promuovere le adesioni alla partecipazione, non soltanto a questo laboratorio, ma a tutte le informazioni che possono riguardare gli uffici per la transizione al digitale, e il luogo di community, di attivazione di community specifici. In particolare ora ci siamo concentrati sulle community tematiche che sono già presenti, anche sono già presenti nel nostro spazio e intendiamo anche incrementarle. È un forum di discussione, è un repository documentale utile, è un punto di riferimento per tutto ciò che viene prodotto e si produrrà da questi laboratori, è un punto di raccolta dei contributi dei partecipanti, che possono essere le esperienze, gli strumenti sviluppati, i processi implementati. È uno spazio per l'elaborazione condivisa con i partecipanti degli output dei laboratori, ma soprattutto al di là del ciclo vitale del laboratorio, è uno spazio permanente di condivisione, è uno spazio dove possono prendere forma anche altre forme di collaborazione, anche spontanea, fra le amministrazioni che vi partecipano. Questo è la nostra community, è la home page che si struttura da una prima pagina di informazione accessibile a tutti gli utenti di internet, quindi non soltanto a chi è iscritto alla community, e naturalmente poi al suo interno
si articola con spazi dedicati alle community, con agli eventi, alle community territoriali e altra documentazione utile. Questo, ecco, come preannunciavo, è uno spazio che comunque fornisce un'informazione a tutti. Sono le notizie in particolare che riguardano più da vicino gli RTD e gli uffici della trasformazione digitale, ma non soltanto. In questo laboratorio noi vogliamo coinvolgere le amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla nomina dell'RTD e quindi speriamo di fornire un supporto e un ausilio anche con questo spazio di piattaforma di community. A testimonianza dell'utilità che è stata rinvenuta di questo spazio di piattaforma è la presenza di community tematiche territoriali e tematiche e territoriali. Questo attualmente è il panorama che ci troviamo sul nostro rete digitale. Le prime community sono nate dai nostri uffici interni Agid, in quanto hanno predisposto degli spazi per condividere gli strumenti come linee guida e documentazione che era stato prodotto a seguito del loro lavoro. Per esempio, abbiamo una community sull'informazione geografica, sugli i dati e open data. Sulle competenze digitali e sui compiti e gli obiettivi dell'RTD, in particolare che raccoglie anche il materiale formativo che era stato realizzato nel ciclo di webinar dedicati agli RTD. Ma le community si stanno arricchendo anche dei progetti di cui Agid è soggetto attuatore, per questo sono state create delle community riservate alle amministrazioni beneficiarie dei subinvestimenti del PNRR di cui Agid è soggetto attuatore. Ma ci piace ancora di più presentare le community che sono state realizzate, cioè realizzate da Agid, ma gestite direttamente dalle amministrazioni che ci hanno chiesto l'apertura di uno spazio di condivisione, in particolare la community della Rete Digitale Puglia, gestita direttamente dall'Ufficio per la Transizione Digitale della Regione Puglia e raccoglie qui gli RTD territoriali appartenenti al territorio della Regione Puglia. Così come la community Engage. Engage è una community che deriva da un protocollo d'intesa di più amministrazioni regionali e territoriali, quindi comunali e anche altre tipologie di amministrazioni locali. E questa community è un luogo di condivisione di buone pratiche e di prassi che hanno il tema comune della transizione digitale. Come vedete, la presenza di questa icona del lucchetto aperto o chiuso prefigura la possibilità di tenere queste community chiuse o aperte a tutti gli utenti di rete digitale. Le community tematiche territoriali della piattaforma Rete Digitale sono anch'essa una linea di azione che è raccontata nel piano triennale 2022-2024. Sono strettamente connesse con le attività di laboratorio, sono degli spazi di incontro e collaborazione caratterizzati da canali di informazione, condivisione, approfondimento e creazione di rete su specifici temi e relative pratiche. Quindi sono strumenti che noi vogliamo utilizzare per favorire il processo del cambiamento e l'innovazione della PA, il rafforzamento sui temi specialistici di RTD e degli uffici del responsabile per la transizione digitale, degli uffici per la transizione digitale. E naturalmente favoriscono i progetti di coprogettazione e le attività laboratoriali stesse, quelle che stiamo presentando. E favoriscono naturalmente proprio per la
la missione di community per la predisposizione a essere una community, la creazione di gruppi di lavoro dedicate a specifiche tematiche e categorie di operatori. Naturalmente il piccolo processo da attuare per essere presenti in rete digitale è quello di scrivere a una casella di posta dedicata che è rtd@agit.gov.it. Devo dire che la filiera che porta all'attivazione di queste community, anche all'ingresso stesso su rete digitale, è molto corta, perché la gestiamo noi stessi, insomma, è per noi un'opportunità anche per conoscere le problematiche, anche le richieste e le esigenze che ci vengono direttamente presentate agli RTD. Insomma, per questo, ecco, a volte non riusciamo a essere rispondenti immediatamente a queste esigenze che vengono espresse, proprio perché le gestiamo direttamente noi. Queste sono le istruzioni per accedere alla piattaforma Rete Digitale, che è il primo passo poi per richiedere l'attivazione delle community. Fa sempre riferimento, la richiesta deve essere effettuata o in accordo con il responsabile per la transizione digitale, o in caso appunto di amministrazioni che non hanno provveduto ancora alla nomina dell'RTD, possono fare direttamente richiesta alla nostra casella RTD, indicando queste poche informazioni: nome e cognome, il codice fiscale, l'ente di appartenenza e l'indirizzo di posta elettronica. Possono naturalmente Si può richiedere l'iscrizione a questa community anche per altri colleghi. L'importante per noi è che il punto di riferimento sia l'RTD, quindi è importante che sia o la richiesta formulata dallo stesso RTD o altrimenti messo in copia in conoscenza l'RTD regolarmente nominato e presente nell'indice per la pubblica amministrazione, perché anche una piccola verifica che facciamo è proprio se l'RTD che ci scrive è stato poi approveduto, cioè è stato, risulta anche dall'indice per la PA. Per noi anche è un'occasione di aggiornamento dei nostri referenti. Naturalmente, ecco, ripetiamo qui, insomma, l'indirizzo di rete digitale, dove potete già visualizzare quello che appare nella community, i nostri indirizzi, perché con questa attività di laboratoriale è un'attività che ci vede coinvolti tutti e due, sia tutti e due i servizi, il servizio redazione piano triennale, sia il servizio coordinamento iniziative PAL. Siamo molto felici, insomma, di portare avanti questo argomento mettendo insieme le nostre competenze e le nostre sinergie. Passo la parola a Nicola De Chiara, che vi illustrerà gli esiti delle analisi sulle nomine degli RTT effettuate sempre sulla nostra piattaforma Indice PA. Buongiorno a tutti. Allora, sì, come diceva Caterina Vignato, vi illustro adesso un'analisi che abbiamo condotto, che ci ha spinto, motivato all'attivazione soprattutto del primo laboratorio, quello sulla nomina degli RTD in forma associata, ma in generale l'analisi ci ha condotto, cioè ci ha portato a ragionare maggiormente sul ruolo degli RTD e su come poterli sollecitare sia in termini di nomina che appunto con strumenti per la loro attività quotidiana.
Velocemente riparto da concetti che sono già stati detti e ribaditi dai colleghi in precedenza, in particolare appunto che l'articolo 17 del CAD prevede l'istituzione di un ufficio dirigenziale per la transizione in modalità operativa digitale e che questo ufficio debba essere diretto dal cosiddetto appunto responsabile transizione digitale, il cui nominativo, e questo è un'indicazione molto rilevante per noi e anche per appunto le analisi che vengono condotte sui dati del portale Indice PA, è che appunto i riferimenti del responsabile per la transizione digitale vengano inseriti all'interno del portale e soprattutto vengano manutenute nel tempo, quindi al momento in cui vi sono cambi di nomina, è importante la tempestività dell'aggiornamento dell'informazione. L'altro elemento normativo di rilievo che diciamo, ci ha portato ad avviare questa analisi è appunto la raccomandazione, le raccomandazioni presenti nella circolare 3 del 2018 della Funzione Pubblica, che appunto favoriva, chiedeva sollecitava, diciamo in qualche modo, raccomandava la forma associata degli RTD, soprattutto per le PA di piccole dimensioni, tramite convenzioni o anche tramite diciamo, altre forme di aggregazioni di PA, come per esempio l'Unione di Comuni. E quindi diciamo, questa parte normativa ci ha spinto a portare avanti questa analisi. Anche in questo caso, per questa slide, riprendo un po' di numeri che sono stati dati dal dottor Niballi, dall'ingegnere Niballi. Noi abbiamo condotto questa analisi sui dati al 1º febbraio. Il portale si aggiorna quotidianamente, quindi diciamo oggi già potrebbero essere differenti. Quello che resta fermo ovviamente è al momento è il numero delle amministrazioni che hanno l'obbligo di individuazione degli RTD e al momento se ne contano 21.934 su un numero complessivo di amministrazioni censite in IPA di 22.900. Perché appunto non hanno l'obbligo di individuazione dell'RTD, le tipologie Istat che sono classificate come stazioni appaltanti, gestori di pubblici servizi o società in conto economico consolidato. E quindi rispetto al numero complessivo di amministrazioni che sono tenute appunto alla nomina, 18.713 hanno individuato l'RTD. Quindi circa l'85% delle amministrazioni ha adempiuto a quanto previsto dal CAD. Con una variabilità ovviamente, diciamo, nell'ambito delle diverse regioni italiane, che nella mappa che è presente nella slide, diciamo, viene rappresentata. Diciamo che l'intensità del colore, rappresenta, un maggior numero di nomine in termini di amministrazione all'interno della singola regione. Ovviamente il colore più chiaro, un numero minore di nomine. E quindi partendo da questi dati abbiamo ovviamente analizzato il contrario, ovvero il numero di nomine che sono ancora da effettuare. Risultano ancora 3.200 RTD tra diverse tipologie di amministrazioni da dover nominare. E di queste 3.200, diciamo, nella tabellina che viene mostrata in questa slide, diciamo, abbiamo messo in ordine decrescente diciamo, le categorie. Fa da padrone in questa classifica, diciamo, se così vogliamo chiamarla, gli RTD da nominare nell'ambito dei comuni e dei loro consorzi, seguita poi dagli ordini dalle federazioni nazionali, gli ordini collegi, l'Unione dei Comuni e poi a seguire le altre tipologie. Pertanto, diciamo, risulta evidente da questa slide che una categoria sicuramente da aiutare, da sollecitare per la nomina dell'RTD è quella dei comuni,
per i quali appunto 1508 amministrazioni di questa categoria non hanno l'RTD, ovvero il 47% della complessità degli RTD ancora da nominare, e più ancora nel dettaglio 1453 sono espressamente comuni, perché appunto la categoria è comuni e loro consorzi e associazioni, quindi 1453 sono effettivamente comuni per una popolazione coperta di 5 milioni di abitanti, quindi non tantissimi, però rispetto al numero dei comuni. Abbiamo quindi analizzato ancora di più, diciamo, questi 1453 comuni, in particolar modo guardando appunto i numeri di comuni per singola regione e alla popolazione coperta da questi comuni. Abbiamo ritenuto che diciamo, l'integrazione di queste due analisi potesse dare delle indicazioni di rilievo per capire dove concentrarsi sulle attività e in che modo. Ed in particolar modo, appunto, guardando congiuntamente le due mappe che vengono rappresentate in questa slide, risulta evidente come, diciamo, il Mezzogiorno sia d'Italia sia il luogo, le regioni nelle quali, diciamo, gli RTD sono ancora da nominare. Le due macchie, infatti, blu nell'ambito della mappa del numero di comuni senza RTD riguardanti Lombardia e Piemonte sono, diciamo, spiegabili con la numerosità di comuni che sono presenti in queste due regioni, ma che appunto riguardano comuni di piccolissime dimensioni, per cui la popolazione interessata non è molto ampia. Però proprio questo elemento, diciamo, rispetto al fatto che una numerosità di comuni ampia, diciamo, al nord, ma anche al sud, però con piccole quantità di popolazione, ci ha indotto a effettuare un ulteriore focus sul numero di popo cioè sulla popolazione dei singoli comuni. E questa ulteriore analisi ci ha portato a vedere che dei 1300 RTD da nominare per i comuni, 814 fanno riferimento a comuni la cui popolazione è inferiore a 2000 abitanti, 390 con popolazione tra i 2000 e i 5000 abitanti, 150 con popolazione tra i 5 e i 10.000 abitanti. Quindi quasi il 90%, diciamo, dei comuni che non hanno individuato RTD si ritrovano nell'ambito di comuni con popolazione al di sotto di 10.000 abitanti. E in più, diciamo, 870 di questi, quindi circa il 70%, si ritrovano nelle cosiddette aree interne, quindi in comuni interni delle regioni italiane. L'ultima tipologia di analisi che abbiamo provato a fare è appunto individuato che la problematica risulterebbe insistere sui comuni di piccole dimensioni, che quindi i comuni di piccole dimensioni potrebbero aver nomi non nominato gli RTD per via del fatto che appunto hanno magari poco personale, sono appunto di piccole dimensioni. Abbiamo anche provato ad analizzare invece i comuni che invece lo hanno pur di piccole dimensioni hanno nominato gli RTD come hanno effettuato questa nomina, se appunto singolarmente oppure come precedentemente indicato da raccomandazione della circolare della funzione pubblica, hanno adottato forme di associazione per la nomina dell'RTD. E da questa analisi che abbiamo condotto guardando appunto al nome di nomina dell'RTD, abbiamo individuato 116 casi in cui i comuni hanno utilizzato una forma associata di nomina dell'RTD.
Queste casistiche escludono, diciamo, altre casistiche che pure abbiamo individuato di nomina nelle quali diciamo, l'RTD era lo stesso per uno o due comuni, ma che non sembravano, diciamo, forme associate. Magari queste tipologie di aggregazioni, cioè non sono propriamente aggregazioni, ma semplicemente comuni che hanno individuato nella stessa figura dirigenziale la nomina dello stesso RTD, quindi comuni magari confinanti che hanno utilizzato lo stesso soggetto per individuare l'RTD. Questi che invece abbiamo analizzato sono espressamente forme associate, ovvero abbiamo individuato che i comuni, oltre ad avere lo stesso RTD, hanno lo stesso RTD anche di un'altra tipologia di pubblica amministrazione, in particolare un'unione di comune o di comuni o una comunità montana oppure dei consorzi. E quindi in questa ulteriore analisi 116 comuni hanno nominato un RTD in forma associata per il tramite dell'Unione dei Comuni, 91 casi invece per il tramite, scusate, 91 casi per il tramite di Unione dei Comuni, 15 per il tramite di comunità montane e 10 casi invece per il tramite di un consorzio o altre tipologie di ente. Quindi, diciamo, questa forma è già attuata in qualche modo, però sono veramente pochi i casi e diciamo, i comuni da coprire sono ancora diversi. Per questo, diciamo, dall'analisi di tutti questi dati, la volontà e l'indicazione di attivare un laboratorio, che come racconterà adesso la collega Maura Montironi, a cui a breve passo la parola, diciamo, da questi dati potremmo individuare o soggetti a cui indirizzare o ci aspettiamo che partecipino al laboratorio per la nomina dell'RTD in forma associata, sia in termini di soggetti interessati alla costituzione di nomina di RTD in forma associata, che come diciamo portatori di esperienze di uno di questi 116 casi che abbiamo già individuato. Mi fermerei qua rispetto all'analisi, che appunto, ripeto, è stata base per l'attivazione dei laboratori che adesso ci racconta Maura Montironi. Buongiorno a tutti. Sì, entriamo un po' nel merito delle attività del laboratorio A, che sarà dedicato alla nomina degli RTD in forma associata, e al laboratorio C sui modelli organizzativi e operativi dell'Ufficio per la transizione al digitale. Seguirà poi l'intervento del collega Antonio Tappi per la presentazione degli obiettivi e delle modalità di adesione all'altro laboratorio, sull'aggiornamento dei profili di leadership. In particolare, il laboratorio A, dedicato alla nomina degli RTD in forma associata, ha proprio l'obiettivo di elaborare e mettere a disposizione delle amministrazioni degli strumenti funzionali alla nomina in forma associata dei responsabili per la transizione al digitale, attivare una rete di collaborazione tra gli enti per condividere esperienze e pratiche, quindi ovviamente sono benvenuti a partecipare ai lavori dei laboratori anche gli enti che hanno già in corso delle esperienze di nomina in forma associata di tale responsabile, e anche promuovere la diffusione a livello territoriale degli strumenti elaborati con il contributo di partner che adesso vedremo, come adesso vedremo, che a livello territoriale possano promuovere le nomine degli RTD, in particolare quella in forma associata. E questo laboratorio svolgerà le sue attività tramite incontri online e lavori sulla community dedicata, che fra poco vi mostrerò, sulla piattaforma retedigitale.gov.it. Entro febbraio, quindi, vi chiediamo cortesemente di aderire ai lavori di questo laboratorio compilando l'apposita scheda di adesione che sarà messa a disposizione tra i materiali di questo webinar e pubblicata sulla piattaforma retedigitale.gov.it, manifestando appunto l'interesse a partecipare ai lavori. Nel
nel mese di febbraio quindi raccoglieremo le adesioni per partire poi a marzo con un primo incontro operativo e con la raccolta dei contributi dei partecipanti. I contributi che vi chiediamo possono essere sia fabbisogni, quindi assolutamente sono benvenute le amministrazioni o gli enti dove la nomina dell'RTD ancora non è stata effettuata, ma anche la partecipazione degli enti in cui invece questa esperienza è stata già svolta o in corso e quindi che possano fornirci anche indicazioni, strumenti sviluppati e condividere i processi implementati. Quindi, nei mesi prima dell'estate, tra aprile e giugno, svolgeremo questi incontri operativi per mappare i modelli di nomina associata dei responsabili per la transizione al digitale ed elaborare insieme ai partecipanti del laboratorio degli strumenti funzionali alla nomina. Quindi, rispondo così alla domanda che era stata scritta in chat. Appunto, l'obiettivo del laboratorio è anche fornire gli strumenti e quindi elaborare con i partecipanti le indicazioni su come effettuare effettivamente questa nomina in forma associata. A settembre quindi ci rivedremo per consolidare questi strumenti e per poi partire con la diffusione a livello territoriale e ci aspettiamo anche con la collaborazione di amministrazioni di livello territoriale più alto, come ad esempio le regioni, che possano supportarci e diffondere con noi l'utilizzo di questi strumenti o di questa tipologia di nomina del responsabile. E poi ovviamente da maggio, come previsto anche dal piano triennale, ma anche prima, ovviamente gli strumenti li metteremo a disposizione prima, saranno messi a disposizione per eventuali sperimentazioni presso enti pilota. Il laboratorio C, analogamente, seppur sul tema dei modelli organizzativi operativi dell'ufficio per la transizione al digitale, vuole elaborare e mettere a disposizione delle amministrazioni degli strumenti funzionali all'organizzazione e all'operatività di tale ufficio e quindi dare gambe e corpo a quelli che sono i compiti previsti dal codice dell'amministrazione digitale, l'articolo 17, per il responsabile e per l'ufficio stesso. Attivare anche in questo caso una rete di collaborazione tra le amministrazioni per condividere esperienze pratiche, che come diceva Caterina Vignato, ci auspichiamo che continui sulla piattaforma di Community Rete Digitale anche oltre la durata del laboratorio, e promuovere la diffusione degli strumenti utilizzati. E in questo caso, nei mesi prima dell'estate, raccoglieremo le adesioni, sempre tramite l'invio di una scheda tramite all'indirizzo email rtd@agid.gov.it, e cominceremo a raccogliere appunto dalle amministrazioni che hanno già adottato modelli organizzativo-operativi per l'ufficio transizione al digitale, esperienze, strumenti sviluppati e processi implementati, in modo da partire ad ottobre con i lavori del laboratorio. E questo anche per non sovrapporci alle attività dei primi due laboratori in partenza, appunto, ora, e dare modo alle amministrazioni che vogliono di poter partecipare anche a più laboratori, nel caso i referenti fo individuati fossero gli stessi, ed arrivare quindi nei mesi della primavera dell'anno prossimo a elaborare e diffondere degli strumenti utili appunto all'organizzazione e all'operatività degli uffici per la transizione al digitale. Anche in questo caso, da maggio, poi potremmo procedere insieme alla sperimentazione su alcuni enti pilota. Quindi, sia per il laboratorio A sulla nomina in forma associata degli RTD, sia per il laboratorio C sui modelli organizzativi operativi degli uffici transizione al digitale, è possibile partecipare e in particolare gli enti. E a tal proposito rispondo anche a una domanda che è stata posta in chat, intendiamo gli enti preposti alla nomina del responsabile, quindi non c'è preclusione verso gli ordini professionali e alla partecipazione, anzi sono i benvenuti e ci sono già diversi casi di nomina in forma associata di RTD anche presso gli ordini. È possibile partecipare al laboratorio come ente portatore di esperienze pratiche sulla tematica oggetto del laboratorio, come ente portatore di fabbisogno relativo ad esempio alla nomina del responsabile per la transizione al digitale in forma aggregata o associata o all'organizzazione e all'operatività dell'ufficio transizione al digitale, o come ente partner che coadiuva i lavori del laboratorio e promuove la sperimentazione e la diffusione degli strumenti anche a livello
a livello locale e territoriale, oppure come ente pilota che si propone per sperimentare gli strumenti. Ovviamente un ente portatore di fabbisogno può anche essere un ente pilota che sperimenta gli strumenti prodotti. Vi chiediamo di indicare al massimo due referenti per ciascun ente per la partecipazione ad ogni laboratorio e ovviamente l'ente si impegna a partecipare alle attività del laboratorio e a contribuire all'elaborazione condivisa degli strumenti che saranno gli output dei laboratori stessi. Per partecipare ai laboratori è necessario compilare l'apposita scheda di adesione che vi dicevo sarà messa a disposizione insieme ai materiali di questo webinar sulla pagina Eventi.pa dell'evento, ma anche sulla piattaforma di communityretedigitale.go.it. Nella scheda l'ente indicherà quale contributo intende fornire, quindi se come ente portatore di pratiche, ente portatore di fabbisogno, ente partner o ente pilota che vuole sperimentare gli strumenti che saranno realizzati nell'ambito del laboratorio. Si possono indicare al massimo due referenti per laboratorio. I partecipanti verranno iscritti, quindi ovviamente per partecipare ai lavori che verranno svolti online sulla piattaforma Rete Digitale e alla community di riferimento del laboratorio. E come vi anticipavo, la scadenza per l'invio dell'adesione per il laboratorio A è fine febbraio, in modo che a marzo possiamo partire operativamente con i lavori e con la raccolta delle pratiche, delle esperienze e dei fabbisogni. Mentre la scadenza per la partecipazione al laboratorio C è prevista per fine settembre, per partire poi ad ottobre, quindi in autunno, con i lavori dell'altro laboratorio. Come vi dicevo, la piattaforma di Community Rete Digitale, che vi è stata anche già presentata dalla dottoressa Caterina Vignato, conterrà le nostre comunità dei laboratori, ma contiene anche altre community, notizie, documenti, eventi, una rubrica degli utenti che trovate dal link area personale e un sistema interno di messaggistica per mettervi in contatto con altri RTD o personale degli uffici di transizione al digitale, anche di territori diversi. E le nostre community, appunto, avranno proprio il nome, hanno proprio il nome, sono già visibili sulla piattaforma Rete Digitale del laboratorio stesso e sono community ad accesso riservato. Quindi le richieste di iscrizione anche che sono già pervenute, vi ringraziamo per l'attenzione perché già qualcuno di voi ha fatto richiesta di essere iscritto, potremo approvarle dopo aver ricevuto la scheda di adesione che vi metteremo a disposizione quindi a brevissimo. Nell'ambito delle community potrete pubblicare, quindi aprire delle discussioni con i partecipanti alla community, partecipare ovviamente a discussioni già aperte, condividere documentazione, proposte, informazioni, ma anche proporre domande ed idee e quindi ovviamente anche collegarvi con gli altri partecipanti, anche con un sistema di messaggistica one-to-one, privata, interna alla piattaforma. E all'interno delle community troverete l'elenco dei partecipanti in esse iscritte, l'elenco delle discussioni a cui potrete partecipare, quindi il forum di discussione, la documentazione e le notizie che via via pubblicheremo. Quindi io vi ringrazio, aspettiamo le vostre candidature per lavorare con noi alle attività dei laboratori, rimaniamo a disposizione sia la mail del servizio coordinamento iniziative pa@agid.gov.it e anche all'email rtd@agid.gov.it a cui inviare eventuali richieste di informazioni e chiarimenti. Lascio quindi la parola al collega Antonio Tappi che vi presenterà il laboratorio sull'aggiornamento del profilo di leadership. Grazie Maura, buongiorno a tutti. Io vi illustrerò, faccio parte dell'ufficio redazione piano triennale, che è l'ufficio poi che curerà questo laboratorio sull'aggiornamento profilo leadership. Brevemente, diciamo, intanto il laboratorio si colloca poi perfettamente, diciamo, un po' da trade union tra i laboratori che sono stati precedentemente presentati, perché focalizza, diciamo, in qualche maniera l'attenzione sulle persone, sulle competenze in generale. Il laboratorio, poi, questo laboratorio rispetto ad altri, nasce già da un'origine, un lavoro già realizzato, su cui dopo vi darò qualche dettaglio. E l'ambito in cui si muove il laboratorio è quello, ovviamente, di cambiamento e innovazione, cioè tutti quelli che sono gli input all'innovazione e al cambiamento, che quindi determinano una necessità di
diciamo, di cambiamento dal punto di vista sia tecnologico che ovviamente di competenze. E, sostanzialmente il digitale e cambiamento e innovazione di fatto poi fanno scaturire una necessità di competenze. Quindi noi lavoriamo in questo laboratorio focalizzandoci sulle persone, sulle competenze, sulla, in qualche maniera sulla, sulle leadership come capacità di leadership che serve in un mondo che cambia. Noi abbiamo già, in qualche maniera, partiamo da questa, dal concetto di leadership che è stabilito già dalle linee guida del leadership di Agid, che sostanzialmente questa definizione è semplicemente una definizione di partenza sulla quale cercheremo di lavorare per andare a evolvere un po' questo concetto, proprio perché il cambiamento degli ultimi anni, delle ultime, diciamo, anche necessità emerse, vediamo la pandemia, vediamo la tecnologia che avanza e che si rinnova, innovazioni normative, tutto quello che oggi anche gli investimenti e le riforme del PNRR stanno determinando dei cambiamenti in termini proprio di capacità, di competenze, di conoscenze da parte di chi si occupa di transizione digitale. E quindi ovviamente da questo concetto che era stato individuato nelle linee guida c'è un percorso che vorremmo fare insieme alle amministrazioni che parteciperanno al laboratorio di evoluzione e di trasferimento, di aggiornamento di competenze, nonché di profili veri e propri. Il laboratorio è concepito in maniera un po' più diciamo, strutturata e organizzata ed è rivolto sia a responsabili di transizione digitale, ovviamente, che sono i principali interlocutori, e al personale dell'ufficio transizione digitale, ma anche a chi si occupa di risorse umane e sviluppo organizzativo all'interno delle organizzazioni, perché sono coloro i quali hanno diciamo, il quadro di quali competenze possono essere necessarie all'interno dell'amministrazione e che quindi possono favorire la partecipazione e integrare elementi per quello che è l'attività che abbiamo progettato. Sarà un laboratorio che avrà una partecipazione di circa 15 amministrazioni che abbiamo pensato di distribuire secondo tipologie, secondo diciamo, dimensioni, anche mission della stessa amministrazione, in amministrazioni centrali, come vedete, regioni, province autonome, comuni, province, città metropolitane e unioni di comune. Un gruppo di circa 15 amministrazioni selezionate, con un massimo di due partecipanti per ente, che ci dà l'opportunità di sentire da più voci, quindi da provenienza di diverse esperienze e diverse realtà, per cercare di collocare al meglio quello che è l'oggetto del laboratorio, quello di un aggiornamento del modello di leadership, diciamo, delle competenze che necessitano in questa fase di transizione digitale molto importante. Elementi comuni anche agli altri laboratori, come già sono stati presentati, sono sicuramente le caratteristiche dei partecipanti, cioè quelle di avere dei partecipanti che hanno una diversa prospettiva, sia portatori di contenuti, enti pilota che già hanno realizzato alcune esperienze, chi è in fase di progettazione e che quindi in qualche maniera ha già riflettuto su queste tematiche, e altri enti che magari sono molto più avanti su quelle che sono poi i processi, no, anche formativi all'interno della propria organizzazione, che possono dare un supporto nell'attività partecipativa, insomma, che il laboratorio prevede. La finalità è quella un po', anche questa un po' comune a tutti i laboratori, cioè quella di supportare un po' la community del contratto di transizione digitale e le attività relative al piano triennale per l'informatica, cercando di capire e di coinvolgere poi le amministrazioni anche nella predisposizione, nella strutturazione, nel supporto anche di strumenti e soluzioni che migliorano poi effettivamente la quotidianità delle attività che vengono svolte all'interno delle amministrazioni. E diciamo, concentrandosi molto su quelli che sono i profili e le competenze necessarie a guidare il cambiamento. Abbiamo parlato di modelli organizzativi, parliamo di nomina RTD in forma associata, diciamo, modalità, e in questo laboratorio ci soffermeremo strettamente su quelle che possono essere poi le necessità di competenze e di profilo. Come obiettivo finale è quello di, appunto, di fornire poi una chiave di lettura su come si gestisce l'innovazione. Quello che è emerso
dal lavoro realizzato in precedenza da un progetto svolto in collaborazione col Formez, Informazione e Formazione dei responsabili della transizione digitale, e c'è molta necessità di trasferire di fatto un po' la capacità di gestione del digitale in termini proprio di gestione dell'innovazione, quindi di andare a presidiare tutti quelli che sono i processi di gestione dell'innovazione, dalla pianificazione alla guida dell'innovazione al monitoraggio di un ciclo presidiato di innovazione, che venga utilizzato sia attraverso strumenti tecnologici, ma anche attraverso diversi tipi di conoscenze e competenze trasversali. Soft skill. Dal punto di vista proprio meramente operativo, noi il laboratorio si concentrerà nel cercare di nel realizzare un aggiornamento del modello e-leadership che è stato realizzato appunto in un'attività svolta nel 2022 con il Formez, cercare di andare a individuare anche quali possono essere le attività, i fabbisogni formativi e nonché le attività e le proposte formative aggiornate allo stato attuale della transizione digitale, quindi quali sono le necessità formative, e cercare di, diciamo, di condividere un po' quella che è l'idea di innovazione e cambiamento, cioè quello di, insomma, di cercare di trasferire una cultura digitale molto più forte, proprio di leadership all'interno delle amministrazioni, per poter portare avanti gli obiettivi di digitalizzazione che l'ente deve perseguire. Come avevo detto, il laboratorio parte già da un primo risultato di un progetto che è stato svolto nel corso del 2022, che ha sostanzialmente ha lavorato sulle leadership, come, che cosa ha già fatto e come partirà il laboratorio oggetto, insomma, di questo intervento. È stata fatta un'analisi desk di tutta la documentazione che in qualche maniera documentazione ufficiale sull'ambito delle competenze digitali. Parliamo del syllabus delle competenze digitali, del DigiComp, della linea guida sulle leadership di Agile, di cui parlavo all'inizio sulla definizione, di un rapporto OCSE sulle leadership e su una norma 11814 che parla dei profili professionali relativi alla gestione dell'innovazione. Questa analisi desk ha permesso una lettura trasversale e una sistematizzazione dei contenuti per mettere a punto una prima forma, diciamo, di aggiornamento del modello di competenze e leadership. E a questa fase si è passato poi in un'attività di indagine, di casi di studio attraverso interviste organizzative. Sono state selezionate alcune amministrazioni, alcune delle quali penso siano collegate e che ringrazio, insomma, per la collaborazione, per fare un approfondimento specifico sull'amministrazione e capire quali erano le necessità, studiando appunto il caso, necessità di aggiornamento di quel modello fatto, diciamo, attraverso uno studio e un'analisi. È stato realizzato a quel punto attraverso questi elementi di novità che sono stati introdotti dall'analisi dei casi, un primo report aggiornato del modello di competenze e profili di leadership. Quindi si è proposto un modello e questo sarà l'oggetto, diciamo, l'oggetto, la partenza del laboratorio sulla quale le amministrazioni lavoreranno. L'aspetto importante appunto è che da un primo progetto, diciamo, di studio e di analisi si passerà a un percorso partecipato, progettato con le amministrazioni, che permetta poi di consolidare quel modello e di portarlo, diciamo, alla diffusione più ampia delle altre amministrazioni. Di fatto il percorso quindi sarà articolato in questa maniera, partendo dalla documentazione, dall'analisi e la condivisione degli strumenti del percorso che sono stati utilizzati e quelli che si vorranno mettere poi a punto per procedere nel percorso, attraverso delle interviste, discussioni e incontri, verranno messi a punto ulteriori strumenti di indagine per approfondire il modello del profili e competenze di leadership all'interno delle amministrazioni che faranno parte del gruppo di lavoro del laboratorio. Verranno raccolti feedback e verranno individuati ulteriori elementi di interesse, quindi andremo a cercare di capire quali sono i gap di competenze e le integrazioni e le modifiche a quel modello di partenza.
attraverso una condivisione, un lavoro appunto di gruppo, verrà poi diciamo, proposto un nuovo modello aggiornato di leadership per poi diffondere questi risultati definitivi, quindi nuovo modello, nuovi strumenti, nuove competenze, mettere a disposizione poi di tutte le amministrazioni che si occupano, cioè in tema di transizione digitale, proprio come supporto di modelli e strumenti, che è un po' l'obiettivo un po' di tutti i laboratori di supporto alle amministrazioni. Come sarà lo svolgimento? Dalla condivisione saranno organizzati questi incontri di laboratorio, potranno essere in presenza o a distanza, arriveremo poi rispetto a quelle che sono, diciamo, il panel delle amministrazioni, verranno svolti quindi con un lavoro di gruppo, dei project work in cui si raccoglieranno tutti i contributi e saranno messi a disposizione per portare poi un aggiornamento di questo modello di leadership e andarlo poi a diffondere e condividere per proseguire poi il percorso, perché appunto il percorso del laboratorio è un percorso, diciamo, pilota per poi poter strutturare delle attività di supporto successivamente ai risultati del laboratorio. Quindi da questo vi ringrazio, diciamo, io ho terminato, qualsiasi domanda e qualsiasi necessità siamo a disposizione. Grazie. E forse passo la parola prego. Patrizia. Allora, grazie mille, grazie anche per il rispetto dei tempi, siete stati puntualissimi, bravissimi e quindi io adesso inviterei i relatori a rispondere alle domande che sono arrivate in chat, ad alcune delle domande perché a molte, come avete visto, i nostri referenti di Agid hanno già risposto per iscritto. In particolare adesso però chiamerei Caterina Flick perché durante la sua comunicazione sono arrivate delle domande. Allora io, alle do... Eccole. allora, io alle domande che sono arrivate, in realtà mi dispiace, ma in questo momento non rispondo. Ma vi chiedo di mandarcele in maniera articolata. Perché questo? Perché le domande che avete fatto sull'RTD in forma associata in realtà coinvolgono e comportano una serie di ragionamenti, approfondimenti, perché non sono semplicemente domande a cui si risponde sì o no. Quindi ci sono, cioè in ognuna delle scelte che si possono immaginare per l'RTD in forma associata, cioè un ente capofila per tutti, un consulente esterno di supporto o un consulente esterno effettivamente RTD, hanno un impatto dal punto di vista non solo organizzativo, ma anche di gestione contrattuale che va esaminato, approfondito per potervi dare le risposte migliori. E quindi in questo momento scusatemi, ma non dico null'altro e vi chiedo di invece articolare al meglio, nella maniera più approfondita possibile, quelle che sono le vostre perplessità, i vostri dubbi rispetto alla costituzione dell'RTD. Grazie. Ok, grazie mille. Grazie. Allora, se possiamo riprendere invece le domande per Caterina Vignato. Allora, c'era Daniela Brunno che chiedeva: c'è già qualcosa pubblicato online per approfondire il tema delle comunità digitali? Non so se ho capito bene la domanda, ci sono le comunità digitali online, il link ve l'abbiamo messo, però forse Caterina, puoi Forse si rispondere e parlava completare delle questa risposta. comunità tematiche che sono già presenti sulla piattaforma di community retedigitale.gov.it. Non, se ho capito bene, se c'è già qualcosa su cosa si intende per comunità digitali, immagino, diciamo, allora, le modalità per approfondire il tema delle comunità digitali, insomma, le comunità digitali, se volete, potete, se siete già iscritti alla piattaforma, potete visualizzarle. Per ogni comunità c'è un'introduzione, le tematiche sono molto ampie, ma tutte rientrano sempre nella trasformazione digitale, transizione digitale. E sono di questa tipologia, ecco.
Proseguo con il resto delle domande. Questi laboratori sono solo per gli RTD già nominati o anche per chi è interessato in mira a questo ruolo? Come dicevo, abbiamo diverse tipologie di partecipanti, no? Ci sono partecipanti che sono portatori di esperienze, e partecipanti che invece, per esempio, parlo della nomina in forma associata dell'RTD. Appartengono a amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla nomina dell'RTD e vorrebbero utilizzare questa soluzione della nomina in forma associata per questo adempimento. Quindi sono sicuramente laboratori anche, soprattutto per queste tipologie di amministrazioni che non hanno ancora provveduto. Non è mai chiaro come vengono individuati gli enti che parteciperanno al laboratorio B, forse su questo lascio la parola ad Antonio. Sì, Caterina, grazie. Allora, semplicemente stiamo definendo i criteri di selezione attualmente e sarà comunque un laboratorio a invito su appunto, i criteri che stiamo definendo proprio in questi giorni e che, per il quale anche la conformazione, no, del gruppo di lavoro che avevo mostrato, cioè quella di cercare di uniformare gruppo di lavoro tra amministrazioni centrali, quindi tipologie, comuni, province, stiamo sostanzialmente andando a contattare le amministrazioni che in qualche maniera hanno già, con cui abbiamo già dei rapporti avviati su questa tematica, per poi andare a completare, diciamo, il gruppo. Quindi sostanzialmente è un laboratorio che è chiuso, è a inviti e che valuteremo proprio nei prossimi giorni. Come andare, qual è il parterre poi che farà parte del laboratorio. Quindi nel caso, insomma, saremo noi a contattare l'amministrazione. Quindi, ho risposto alla Allora, domanda. grazie mille. Grazie tante. C'erano le domande, più che altro erano delle richieste di approfondimento sulla forma associata e su questo appunto, come diceva anche Caterina Flick, se volete, anche dal punto di vista, diciamo, di quelli che sono gli adempimenti legali, potete mandare delle domande più articolate, potete inviarle ad Agid, che vi risponderà. Quindi se ci sono appunto richieste di approfondimento su come sviluppare la forma associata. Allora, noi abbiamo concluso anche in Scusami Patrizia, anticipo. se posso un attimo inserirmi. Certo. Per la nomina in forma associata, naturalmente il laboratorio è stato creato proprio per arrivare a questi output, a questi strumenti, per aiutare le amministrazioni a questa tipologia di nomina. Quindi è proprio l'oggetto del laboratorio. Ecco, non abbiamo attualmente una risposta. Per tutte le altre domande che riguardano il ruolo dell'RTD, sicuramente passo la... insomma, potete fare come è stato indicato dall'avvocato Flick, scrivere direttamente a lei o comunque altrimenti altri quesiti mettiamo a disposizione la nostra casella rtd@agid.go.it. Ripasso la parola, scusami Patrizia. No, no, era una giusta precisazione. C'era una domanda di Marco Perferi. Chi ha già nominato l'RTD può cambiarlo? Non so se qualcuno vuole rispondere perché è una di quelle rimaste inevase. Ovviamente, generalmente gli RTD vengono nominati con un atto dell'amministrazione che individua la persona o la posizione di solito. A volte capita, ad esempio, il dirigente dell'area che si occupa dei sistemi informativi. Quindi, laddove ci sia una nomina ad personam, ovviamente serve un atto dell'amministrazione che individui un nuovo referente. In altri casi, ove è individuato il responsabile di una particolare area ufficio, in quel caso la nomina va in caso di nomina di un nuovo dirigente responsabile dell'ufficio, generalmente viene trasmessa a tale ufficio. Quindi comunque serve sempre un atto dell'amministrazione. Per il caso di nomina dell'RTD in forma associata, invece serve un atto delle amministrazioni che si
da parte delle amministrazioni che intendono associarsi, ma su questo approfondiremo nell'ambito dei lavori del laboratorio. Prego Patrizia, ti ripasso la parola. Allora, abbiamo questi 6 minuti a disposizione, non so se possono arrivare, se avete altre domande o comunque se i referenti di Agid vogliono utilizzarli per specificare qualcosa di cui hanno parlato e su cui vogliono tornare per approfondimenti. Ecco. Sì, salvo. Volevo dire qualche altra cosa su questi laboratori. Questi laboratori sono, come dicevo, dedicati alle pubbliche amministrazioni. In questo momento sono dedicati alle pubbliche amministrazioni. È chiaro che potranno emergere poi esigenze da parte dei partecipanti di avere ulteriori legami col territorio, di avere di allargare il parterre dei partecipanti, ma ad oggi proprio perché sono dei laboratori pilota, sono delle iniziative pilota, cerchiamo di tenerle sotto controllo proprio per poter noi stessi valutare tutti gli aspetti che hanno a che fare con le modalità di interazione, la produzione dei materiali che dovranno essere dei materiali tagliati sulle esigenze delle singole amministrazioni, la scelta se lavorare preferibilmente in presenza oppure lavorare a distanza, come organizzare i project work che saranno tra una sessione e l'altra di incontri che potrebbero essere appunto di nuovo a distanza oppure in presenza. Quindi tutto questo, tutti questi elementi che sono elementi sia di contenuto che di tipo organizzativo, sono elementi che metteremo appunto insieme con i partecipanti alle amministrazioni, nella speranza che questi possono dire, questi laboratori, queste modalità anche di progettazione di queste iniziative possono diventare dei piccoli modelli, dei piccoli riferimenti che potranno essere riadottati a livello territoriale. Quindi io insisto su questo concetto. Stiamo lavorando per creare insieme dei modelli. Quindi ad oggi non ampliamo a tutti, ci piacerebbe, lo faremo magari in futuro, ma oggi non siamo in grado, anche perché vorremmo che poi le amministrazioni che partecipano si facciano promotrici di altre iniziative e ci, da una parte, e dall'altra ci diano anche i contenuti, mettono i contenuti all'interno di questi laboratori. Quindi abbiamo un'iniziativa che è un po' anche per noi strumentale, no? Vorremmo con voi, con le amministrazioni che partecipano, creare insieme, come dicevo, degli strumenti utili per le amministrazioni. L'altra cosa che volevo dire è che noi già pensiamo di realizzare degli eventi, forse il primo potrebbe essere addirittura Forum PA, all'interno dei quali raccontiamo, o meglio, le amministrazioni che partecipano, i partecipanti ai laboratori, raccontano i pezzetti della loro esperienza e mettono appunto a disposizione di tutti quelli che sono i risultati e gli output dei laboratori. Attenzione, noi vogliamo uscire con degli output, e cioè con dei prodotti che le amministrazioni possano usare al proprio interno. Questo era un chiarimento che volevo dare a tutti e vabbè, basta, poi non so se ci sono altre domande. Vado. Grazie mille, però è stato un chiarimento molto utile perché appunto fornisce ancora indicazioni operative su come poi, quali saranno appunto i risultati dei laboratori. Allora, se non ci sono altre domande, io chiuderei questo webinar ricordandovi, perché credo che sia una platea interessata, che comunque il 10 febbraio è in programma
il primo di tre webinar sul piano triennale, sull'aggiornamento fino al 2024 che Agid ha fatto del piano triennale, e quindi l'evento è già presente su Eventi.pa, potete iscrivervi, trovate le date, tra poco vi invieremo anche il programma più di dettaglio, però insomma credo che la platea, questa platea che ha partecipato a questo webinar, sia interessato anche interessata agli altri tre. Allora, vi ricordo che le informazioni sui laboratori e i moduli verranno a breve caricati sulla pagina di Eventi.pa da cui vi siete iscritti a questo webinar. È la stessa, troverete da domani la registrazione, troverete tra poco i materiali che sono stati utilizzati dagli esperti, dai docenti, per illustrarvi le loro comunicazioni in questo webinar, e troverete anche appunto i moduli per iscrivervi ai laboratori. E le altre informazioni saranno pubblicate, oltre diciamo che appunto sui siti e sui riferimenti che vi ha dato Agid, sulla community e sul portale RTD, verranno comunicati anche nella nostra pagina di Eventi.pa. Quindi vi consiglio di rimanere collegati. Vi ringrazio e spero di ritrovarvi il 10 febbraio all'altro webinar su appunto il piano triennale. Grazie mille, arrivederci.